Non ci si sente più sicuri noi commercianti. Degrado, spaccio, droga, risse. Questa zona qui della stazione, via Guido Monaco, via Spinelli, è proprio, sembra come lasciata andare. È un grido unanime quello che si alza dalla zona dei giardini del Porcinai, proprio di fronte alla stazione di Arezzo. Qui è un biglietto da visita, qui se arriva col treno c'è uno spettacolo, perché comunque vedi tutta piazza Guido Monaco, vedi il Duomo. Cioè, uscire dalla stazione, trovarsi in delle situazioni dove la sera, io chiudo a una certa ora, diciamo anche presto perché 7:40, però ti trovi in situazioni di ragazzi ubriachi che si picchiano. Secondo me un certo presidio qui, visto che insomma su tante cose sono presenti, qui si tratta di incolumità, si tratta di sicurezza. Residenti e commercianti tornano così a chiedere più attenzione e maggior sicurezza. E specialmente adesso che arriva l'inverno, di sera ho quasi paura a volte a chiudere, specialmente se gli altri esercizi pubblici accanto a me sono chiusi, insomma, anche perché non siamo tutelati. Noi commercianti, secondo me, stiamo soffrendo abbastanza di questo macello che sta qui nel parco. Io ho la pasticceria, però vedo che la gente è impaurita, cioè a passare proprio da queste parti non ci passano volentieri. Bisogna per forza stare in due, perché da soli uno ha veramente paura in determinati momenti. Non solo microcriminalità, ma anche sporcizia e degrado segnalato da chi la zona la vive tutti i giorni. Qui c'è da chiamare l'ufficio di igiene, perché veramente dalla puzza, tra il vomito, tra l'urina, è una cosa. E poi come sono tenuti questi giardini? Sono indegni, sono indecorosi. Quindi che si fa? Lo chiedo all'amministrazione, cosa facciamo? Pensate di poter far qualcosa? Pensate di poter metter mano?